è tardi, devo andare a casa. Ma dai! Sì, stare qua io! Ma voglio, devo andare, c'è compiti da fare. Va bene, andiamo. Che ore sono? Sono già le 4:30. Ok, andiamo, dai. Dai, dai. Bella partita. Sì, sì, però rigore. Super bella la partita di oggi. È vero che finalmente non abbiamo litigato per i suoni. E guardate, la chiesa è ancora aperta. Vi faccio vedere una cosa che abbiamo scoperto. Ma cosa ci sarà di bello in chiesa? E poi devo andare a casa a fare i compiti, se no la mia mamma mi sgriderà. Ma fa niente, proviamo a entrarci. Ok. Ragazzi, guardate gli affreschi, raffigurano l'annunciazione. È l'incontro tra l'angelo e Maria e quando gli viene detto che sarà la mamma di Gesù. I personaggi principali li conosciamo tutti bene. Ma hai notato quella donna che si affaccia alla finestra lassù in alto? È vero, sembra che stia spiando quello che succede sotto di lei. C'è una bella differenza tra Maria e l'angelo, che sembrano capirsi, e quella ficcanaso che invece se ne sta là un po' nascosta. Sembra che si vergogni di avere a che fare con gli altri. Già, Maria non ha paura dell'angelo e della parola di Dio. Ma quel personaggio strano sembra che ne abbia molta e non si lascia coinvolgere. Ehi, guardate là, stanno facendo il presepe. Che ne dite di andare a curiosare? Che belle statuine, anch'io vorrei fare il presepe a casa nostra. Io so dove sono le statuine, sono in una scatola in cantina. Guardate questa, è una signora che schiaccia i fiori, mai vista nella realtà. E questo signore col bastone e la sacca, non lo trovate un po' strano? Vogliamo parlare della signora che costruisce i cestini? Sono tutti personaggi molto simpatici, ma non dimenticate che ognuno di loro ha un significato. Queste persone si sono accorte che sta succedendo qualcosa di straordinario. Un po' come Maria, afferrato al volo le parole dell'angelo, il contrario della pettegola del dipinto. Quando si costruisce il presepe si racconta come gli uomini riescono ad accogliere la sorpresa che Dio sta portando. Quindi tutte queste azioni sono la loro risposta all'arrivo di Gesù. Se è così, voglio capire di più. Vedi, queste due bambine sono in preghiera. Chi le mette nel presepe sta dicendo che questo è il modo giusto per incontrare Gesù. Come noi in questo periodo di avvento. Interessante, ma tutte le altre statue sono di gente che lavora o che sta facendo delle azioni. Ovvio, la preghiera è fondamentale, ma lo sono anche le azioni di tutti i giorni. Anche Gesù per molto tempo ha vissuto come la maggior parte della gente. Ecco allora perché c'è quel personaggio che sistema gli zoccoli dei cavalli. Chi ha costruito questo presepe voleva ricordarci che per accogliere Gesù si deve fare bene il proprio dovere ogni giorno. E questo signore con il tappeto che cosa rappresenta secondo voi? Ha una scaletta di corda. Forse è andato a raccogliere le ciliegie. Con il tappeto? A me ricorda un commerciante. Forse ci dice di essere persone oneste quando si compra e si vende. Adesso provo io a indovinare. Questa signora colloca il sacchetto della spesa e il frumento, forse sta portando da mangiare ai poveri. Allora ci suggerisce di essere disponibili, pronti ad aiutare chi ne ha bisogno.
Io adesso ho una gran voglia di andare a casa a costruire il presepe. Metterò anch'io delle statuine con dei lavori antichi, ma cercherò un significato per ognuna di loro. Ci sto, sarà il presepe dell'impegno. Posso aiutarvi anch'io? Certamente. Sapete, credo di aver capito. Dopo l'incontro di Maria con l'angelo, la storia è cambiata. La nascita di Gesù ha permesso a tutti questi personaggi che per primi lo hanno accolto di vedere il mondo con occhi diversi e di comportarsi in modo nuovo. Allora andiamo a fare il presepe, entriamo in questa grande storia.